poi mettetela come volete. Elettorale. A me non me ne frega nulla. Mettiamo, sì, certo, perché adesso vi volete fare una legge elettorale per fare in sarebbe modo che i mostri Salvini e Meloni non vincano. Invece si è dimostrato che si possono battere. Si possono battere. Ma che la legge, invece voi la avete legge paura di andare Romagna. A votare a livello la legge nazionale della Emilia Romagna è quella che voleva fare la centro-sinistra. Patrizia dalla provincia la legge di Milano, elettorale che c'è Patrizia, in Emilia Romagna è quella che volevano fare a livello nazionale. Non sai Patrizia, niente, pronto? Come al solito. Sì, Patrizia, pronto? Provincia di Milano. Ciao. Nulla, ciao, Giuseppe, nulla. Volevo parlare con quel coglione di Parenzo. Eccolo qua, dimmi. Piacere, ecco. Parenzo, buonasera. Lei si chiama Coglione, buonasera. Il nome di battesimo qual è? Sì, Coglione? Visto che è un discorso serio. No, scusi, il suo nome qual è? Lei mi ha detto Cogliona, ma Coglione. All'attacco, Patrizia, vai. Quindi si chiama Patrizia Coglione lei? Un discorso serio con te non si può fare, visto la testa di cazzo che hai. Ma non ho capito, lei si chiama Patrizia Coglione o Patrizia testa di cazzo? Non riesco a capire, signora, scusi. All'attacco! No, chiariamo. No, chiariamo. Chiariamo come si chiama però. Fermi che torno. La Zanzara. E poi avremo un sacco di ospiti, avremo Vittorio Sgarbi, Vittorio Feltri. Tu sei un istigatore, sei un criminale della radio. Dovresti andare a lavorare a Cadurso. Lì fai bene, Cadurso. Non mollare mai, tigre, combatti contro sti fascisti. David Parenzo, alias il Tritafasci. Grande cazzo, grandissimo. Mauro da Messina, suca! Torniamo a Patrizia da Milano. Patrizia da Milano, cosa volevi dire al signor qua, Parenzo? Dimmi, Patrizia. Qua. Dimmi, dimmi. Quel testa di cazzo di Parenzo. Ancora. Mi ha mandato piacere, Parenzo. Come si chiama WhatsApp, lei? Patrizia, mi WhatsApp chiamo. Mi pare difficile. No, ma si chiama Patrizia, ecco. Testa di cazzo, però non ho capito no, il suo testa nome. Testa di cazzo sei tu. No, io mi chiamo David Parenzo. Sei una zecca. Ma cosa lei si chiama Patrizia Zecca? Ma quanti nomi c'ha questa? Cruciani, si può che identità? Avete Patrizia va a cagare. Solo con l'Emilia. Ma come si chiama? Io non ho vinto niente, rossa. Io voto a Roma. Come si chiama e lei? Non ho capito. Finalmente a votare democraticamente. Patrizia, come si chiama lei? Scusi, Patrizia. E a quello che ha augurato la morte agli elettori del centrodestra, gli darei 10 anni di servizio. Ma chi ha pulire i cesti? Ma chi ha augurato la morte? Lei non sta bene. Lei non sta bene, signora. Signora, dici tu. Lei signora, non sta bene. Signora. Voi avete quegli elettori. Ma quegli scusi, elettori chi? Che fomentano ma voi chi? L'odio. Ah, ma quello, chi parla? Quello che ha augurato il cancro lì, durante un comizio prima della campagna elettorale. Ma ci mancherebbe. Un coglione. Certo. Sì. Non si augura il cancro cosa a nessuno. Sono? Le sardine che cosa sono? Ma che, no, adesso che non è che tutte le sardine hanno augurato la morte al cancro a nessuno, dai. Giuseppe. Dimmi, Patrizia. Volevo anch'io vedere la faccia di quel santuccio lì. Lo so. E invece sotto, ma lo vedremo. Bello il linguaggio, lei perché vota, signora, con questo linguaggio? Mi faccia capire. Io? Sì. Indovina un po' cosa no, voto. Io chiedo, non ho pregiudizi. No, io ma che ne sa lei cosa voto io? Ah, scusi, dal linguaggio non avevo capito. Chiedo scusi. Hai capito? Chiedo scusi. Sì, sì, no, certo, dal linguaggio non avevo capito. No, dal linguaggio non avevo capito, scusi. Ma invece il linguaggio che usate voi è ma molto voi chi? Meglio. Non ho capito, signora, come si chiama lei? Sinistra. Ma quale ma sinistra? Ma fatevi a sentire i discorsi che fate. Beh, ogni tanto andateveli qualcuno anche sentire. Lì, anche lì qualcuno, e no? Bibbiano? Fomentate Bibbiano? E Bibbiano? E Bibbiano, vero? Senta, facciamo così. Vergognati. Io di Bibbiano, che c'è? Questa, non sono mai stato Bibbiano in vita mia, peraltro. Scusi, signora, volevo capire. Domani ci guardiamo Mario Giordano? Ce lo spariamo domani? O Mario Giordanone? Ce lo spariamo Mario domani? Mario Giordano è un giornalista, non è come te. Può ripeterlo, tu per sei favore? Uno stracivendolo. E invece Giordano? Sì, Giordano è un grande giornalista. Grazie, signora, non ho altro da aggiungere. Lo guardiamo certo. Domani, ci vediamo in poltrona domani, accendiamo e vediamo. Perché sì, magari da Giordano ha vinto il centrodestra. Perché magari scopriamo un'altra cosa, io non ho pregiudizi. Ma non domani. Ma è così. L'unica regione rossa che rimarrà. Cioè, domani ci colleghiamo alle 20, alle 21:25. È vero una cosa le che dice Patrizia, caro David. È vero che dice una cosa. Ma nostra, di chi a me? Che io, scusi, signora. Però è anche vero una cosa.
cosa. Questa signora dice che io voglio state insultando per la vittoria in una regione, mentre in tutte io le altre regioni ho preso in giro la corazzata dei media che in tutti questi mesi hanno fatto da house organ, come mi insegna quello, Patrizia. Sa cosa vuol dire house ma organ? Succede per tutti, non ti preoccupare. Succede dappertutto. Ciao.